Oggi propongo Il quadro, un racconto di Alberto Moravia contenuto nella raccolta Racconti surrealisti e satirici, pubblicato da Tascabili Bompiani nell'anno 2007. Il quadro. Tale Martinati, commerciante di liquori, trovandosi con una grande abbondanza di denaro, come si dice, liquido, preso consiglio da un suo nipote frequentatore di ambienti artistici, decise di investire una parte dei suoi risparmi nell'acquisto di quadri. Il Martinati, che non se ne intendeva, lasciò fare al nipote, il quale ebbe presto fatto di mettergli insieme una piccola raccolta di opere di tutti i nostri migliori pittori contemporanei. Il Martinati, un tempo, non avrebbe dato un soldo delle tele che il nipote gli faceva comprare a caro prezzo. Egli era rimasto fermo ai due concetti del bello in natura e dell'imitazione del vero. Ove avesse obbedito ai suoi gusti, avrebbe acquistato quei paesaggi suggestivi, quei personaggi stereotipati, contadinelle, pastori, scugnizi, quelle nature morte commestibili che riempiono le sale dorate dei mercanti d'arte più bassi e commerciali. Tuttavia il Martinati, uomo ignorante, non aveva il coraggio di contraddire apertamente il nipote e, sospirando, continuava ad affollarsi la casa di quelle tele, che a lui, più che dipinte, parevano malamente imbrattate. Ma c'era tra lui e il nipote una sorda guerra, una polemica sotterranea. Pur continuando a sborsar quattrini per l'acquisto di supposti capolavori, il Martinati meditava di prendersi di sorpresa una rivincita sul parente presuntuoso. Voleva comperare segretamente un quadro e tutto a un tratto presentarlo al nipote. Costui avrebbe sterepitato. Si sarebbe preso gioco di lui, poco importa. Almeno, tra tante chiazze di colore che gli deturpavano i muri di casa, il Martinati avrebbe saputo dove posare gli occhi. Il Martinati, che era diventato frequentatore assiduo di aste e di antiquari, pensò finalmente di aver trovato il fatto suo. Si trattava di un quadro di vaste proporzioni, raffigurante, come gli disse il mercante, Marcantonio, quel grande generale, e la regina Cleopatra. Vi si vedeva, in ricche vesti, la regina seduta in trono e il generale accovacciato ai suoi piedi, quasi a significarne la dipendenza sentimentale. Nello sfondo si distingueva una grande sala con colonne di marmo, a volte e volte affrescate. Al Martinati, oltre che per la nobiltà del soggetto, il quadro piaceva assai, perché, come disse alla moglie, le due figure erano veramente vive, non gli mancava che la parola. Il Martinati, sempre ad insaputa del nipote, pagò il quadro e se lo fece mandare a casa. Appena il quadro al posto d'onore, appeso il quadro al posto d'onore nella sala da pranzo, il Martinati invitò il nipote e non senza trepidazione gli mostrò il suo acquisto. Il nipote non lanciò più di un'occhiata al quadro, domandando quindi al Martinati quanto l'avesse pagato. E alfine dichiarò freddamente, quel quadro era una vecchia crosta e valeva meno della cornice in cui era incastonato. Irritato, il Martinati rispose che lui era convinto del contrario, non fosse altro che per la verità delle due figure che parevano vive. Se quel quadro, con quelle due figure così simili a due persone vere, non valeva nulla, che cosa valevano in tal caso le tele impiastricciate e incomprensibili che il nipote gli aveva fatto comprare? Il nipote levò le spalle e disse che gli aveva già spiegato tante volte, in pittura contava l'arte, non l'oggetto rappresentato. Rispose il Martinati che secondo lui la principale qualità di un quadro era di raffigurare cose che si potevano capire ed ammirare. Altrimenti tanto valeva la pena tenere la parete sgombre. Insomma, la discussione inveleniva. Dopo aver tentato un'ultima volta di spiegare allo zio quel che fosse la buona pittura, il nipote gli diede del testardo e dell'ignorante e se ne andò sbattendo la porta. Quella sera stessa, a tavola, il Martinati disse alla moglie: «È inutile, non mi lascerò mai convincere che siano preferibili quelle chiazze insignificanti di colore piuttosto che due figure come quelle, così vive e reali che sembrano saltare fuori dal quadro». In così dire, levò involontariamente gli occhi e gettò uno sguardo al quadro. Allora il cucchiaio che portava alla bocca gli ricadde dalla scodella. Nella scodella, vedendo che quelle due figure, così vive e così reali, avevano addirittura cambiato atteggiamento.
Erano prima l'uno ai piedi dell'altra. Ora, invece, incredibile vista, Marcantonio, sedutosi a sua volta in trono, aveva preso Cleopatra sulle ginocchia. L'atteggiamento era confidenziale, ma le due figure conservavano tutta la loro maestà. Il Martinati, non credendo ai propri occhi, disse alla moglie che guardasse anche lei. La moglie guardò e riconobbe che effettivamente le due figure avevano cambiato atteggiamento. Ma la moglie non stupì come il Martinati. Con molto buon senso, ella fece osservare al marito che, come egli stesso diceva, le due figure erano proprio vive. Che c'era allora di strano che, stanche di stare sempre nello stesso atteggiamento, avessero voluto mutarlo? Il Martinati, dopo riflessione, dovette riconoscere che l'osservazione non era priva di fondamento. Finirono così di mangiare, commentando il fatto e ogni tanto guardando furtivamente ai due abbracciati lassù nel quadro. Il giorno dopo, nuova sorpresa. Marcantonio, forse geloso, inveiva in piedi, le braccia alzate contro Cleopatra, la quale pareva, lei, rispondergli per le rime. La moglie disse che, almeno a giudicare dalle apparenze, Marcantonio aveva tutte le ragioni di comportarsi in quel modo. Cleopatra era una famosa civetta. Ma il Martinati difese Cleopatra con tanto calore che la moglie, punta a sua volta dalla gelosia, gli rimproverò di nutrire una segreta inclinazione per la lussuriosa regina. I due coniugi andarono a letto imbronciati. Quella notte, oltre alla capacità di muoversi, i due personaggi parvero acquisire ad un tratto anche quella di parlare. Il Martinati, destato da un rumore di voci concitate che giungeva dalla sala da pranzo, si levò in camicia e in punta di piedi andò ad ascoltare. La voce della regina era riconoscibile per i toni flautati e perfidi. Quella di Marcantonio invece era rude e violenta. Ma le parole non si capivano. Parlavano forse latino, forse greco, forse qualche lingua orientale. Il Martinati, nascosto dietro la porta, stette un pezzo ad ascoltare quelle due voci che bisticciavano. Affascinato, come disse poi alla moglie, da quel dialogare al buio in una lingua sconosciuta, di suono petroso e arcaico che poteva evocare tutto un mondo perduto. Finalmente, sentendo il freddo salirgli dai piedi nudi su per tutto il corpo, sporgendosi alquanto, arrischiò qualche discreto zittio. Ma i due non se ne diedero per inteso. Scoraggiato, il Martinati se ne tornò a letto. Tutta la notte nel dormiveglia udì quei due bisticciare al buio nell'attigua sala da pranzo. Dopo quella notte i due personaggi moltiplicarono i segni di vita. Ora parlavano, ora si mettevano negli atteggiamenti più strani e più liberi, ora addirittura se ne andavano per una porta dipinta nel fondo della tela e lasciavano il quadro vuoto. Soprattutto questo fatto di andarsene dava fastidio al Martinati. Va bene discutere tutta la notte, gli diceva. Passi pure abbracciarsi, accarezzarsi e simili. Ma scomparire, via, era un po' troppo. Egli non aveva sborsato i soldi per avere un quadro vuoto. La moglie gli rispondeva che con queste parole egli dimostrava al solito il suo animo grossolano e interessato. Quei due non erano due poveretti che possedessero una sola stanza, erano una regina e un condottiero romano. Chissà quante altre sale c'erano in quel pa loro palazzo. Troppo giusto che, stanchi di essere sempre lì in mostra, ogni tanto si eclissassero. Il Martinati ribatteva che erano stati dipinti per stare in cornice, non per andarsene per i fatti loro. Il massimo inconveniente di quelle figure, così vivere, stava però l'indiscreta e rumorosa natura dei loro rapporti. Ormai non passava giorno né notte che non bisticciassero per qualche loro motivo. Questi loro continui litigi producevano molti turbamenti. Prima di tutto suscitavano tra il Martinati e la moglie litigi affine, poiché la moglie prendeva le parti del povero Marcantonio, vittima, a suo dire, di una donna senza pudore né scrupoli, mentre il Martinati difendeva galantemente la bella regina. E poi, con il fracasso gutturale e rotto delle loro voci, impedivano ai due coniugi sia di mangiare in pace di giorno, sia di dormire di notte. Non c'era alcun dubbio, ormai le due figure erano vive, vivissime. Ma il Martinati cominciò a desiderare che almeno di notte, durante i pasti, fossero un po' meno vive. Andò a finire che il Martinati prese a considerare con tutt'altro occhio le tele già tanto disprezzate che il nipote gli aveva fatto acquistare.
Era vero che le donne nude dai piedi enormi e dalle facce storte e gli uomini strabici e contraffatti che popolavano quelle tele non si muovevano né parlavano, ma ora questa loro irrealtà pareva di gran lunga preferibile alla vivezza dei due regali amanti. Quei nudi, quei ritratti, insomma, facevano il loro dovere, che era poi di starsene immobili in cornice. Il Martinati disse alla moglie che, a ben guardare, avevano forse ragione i pittori moderni di dipingere a quel modo, fuori d'ogni realtà e di ogni verosimiglianza. A lungo andare, una vivacità come quella del quadro antico diventava insopportabile. Il Martinati, dopo aver molto esitato, una notte che le due voci litigavano più aspramente del solito, si decise finalmente. Andò nella sala da pranzo, staccò il quadro e, noncurante del dialogo che vi si svolgeva, lo trasportò in soffitta, posandolo in terra contro una vecchia poltrona sfondata. Quindi chiuse a chiave la porta e se ne andò a letto. Il racconto è finito, spero vi sia piaciuto.